Radio DJ, la radio che ti fa dire mamma mia! Oh, questo è il jingle matti? Decisivo, sì, finale. Sì. Mamma, siete tutti in macchina a fare mamma mia! Ma così, debotto, senza senso! I Foo Fighters, Night to Fly, abituatevi, sarà tutta così, sarà una stagione pazzesca, caratterizzata dal trio Medusa con cattivo gusto e nessuna novità. Questo è l'altro slogan. Questo è per lanciare meno la nostra incente, trasmissione. Secondo me del primo, beh, però, meno incisivo, però sempre vero. Onesto, come al solito, onesto. Più triviali rispetto allo scorso anno. Ma questo non possiamo vedere. No, te lo dico, questo lo posso dire io. Allora, guarda, ribadisco, la notizia dell'aereo, la data Linus, noi neanche ci abbiamo pensato. Ci ho pensato e poi ho detto, poi dicono che parliamo solo di pupù, allora non lo facciamo. L'hanno fatto, l'ha fatto Linus. I BTL. No, Summer Camp no, era un'altra cosa che aveva trattato, se non sbaglio. Summer Camp Stallone, perché era un'altra notizia che volevamo dare. Ci appassionava Stallone. Vi posso consigliare di vedere un Creed qualsiasi in lingua originale? Fatelo, la Creed diventa Creep. L'imitazione che arrivavano qui della voce di Stallone, no? Fatta la prima volta dal grande Gigi Proietti a Ferruccio Amendola, così pensavo fossero esagerate. Lo devi sentire in lingua originale. 342 00, a un certo punto sai che dice lui, mamma mia, mamma mia, forse ha detto quasi mamma mia, perché è un po' in inglese mamma mia, è questo, è questo, mamma mia, con la mano a cucchiaio. 342 00 00 700, concludiamo la puntata di oggi con i vostri metodi per scelte importanti. Ciao trio, io di solito faccio un sondaggio su Twitter, ma non dico la causa della serie. Votate sì, no, sì o no, sì o a scatola chiusa, e poi faccio scegliere gli altri senza sapere che cos'è la domanda. Ma quanti lo votano? Dipende. Beh, già uno, c'è il pericolo, però pareggio. Dietro l'angolo. Ancora. Io ho portato in ufficio un buzzer, un bottone con su scritto no, e che semplicemente urlava no in 7-8 modi diversi. E quindi quando qualcuno veniva a chiedere qualcosa, chiedevamo al bottone. La risposta era comunque no. Però faceva ridere. Era un buzzer. Non vuole un aumento bustatore. Sentiamo il bottone. No. Tutti i modi. Bello. Buongiorno trio. Ambarabacci cicocotre ci mette sul comò. È un sistema infallibile. Scelta assicurata. Buongiorno Giulia Monfalcone. Ciao, grazie Giulia. Mi veniva in mente, dopo il messaggio dell'amico con il buzzer, se ce lo fa una ditta, siamo disposti a pagare qualsiasi cifra, ma che dica solamente mamma mia! In tutti i modi. Mamma mia. Ne abbiamo ancora. No, previ, a te la parola, vai. Io vado da mio marito che gioca a FIFA, gli faccio una domanda, lui mi risponde a cazzo perché non vuole essere distratto. Sì. E di solito c'è azzecca. Funziona. Però deve essere molto distratto. Nino dice: professore di meccanica, per interrogare usava la monetina. Sempre testa la prima metà del registro, croce l'altra metà e così via, a eliminazioni, fino ad arrivare ai due soli fortunati che andavano alla lavagna. Per beccare me doveva uscire 4 volte di fila a testa e guarda caso, è successo. Antonello, andati in vacanza in agenzia di viaggi per prenotare per andare ai mercatini di Natale, siamo finiti a Istanbul così a casuale. Beh, carino. Ma non c'era posto ai mercatini. Beh, bello, bellissimo. Prendo decisioni irrevocabili. Scusate, giro interno, ma non vi piacerebbe veramente fare quella cosa come il Ciringhito, andare una volta all'aeroporto e dire il primo volo che capita lo prendo? Sarebbe bellissimo. Sì, no? Io lo farei senza tornare. Esatto. Lo farei a quel punto, lo faccio proprio pantaloncino, qualche soldo in tasca, chi l'ha uno visto, eccetera eccetera. Vai. Prendo decisioni irrevocabili, le comunico alla moglie, lei dice no, questione chiusa. Sì, no. Ma è come il tasto no, è come quello. il tasto no, è uguale. Il tasto no, Io le decisioni le prendo contando le righe delle strisce pedonali, se sono pari o dispari. Poi solitamente seguono notti insonni a pentirmene. Ovviamente la colpa è tutta delle strisce. E poi piegatura. Per tutta l'università mio fratello si è affidato a Nostradamus. Per affrontare gli esami con complessi vaticini fatti in base alle interpretazioni delle centurie di Nostradamus. Molto bello. Ci ha messo 14 anni a laureare.
ma sosteneva che Nostradamus avesse previsto anche quello. Non ci metterai di meno. Guarda qui pagina 400 che c'è scritto: sei un fan cazzista. Inizia sempre con un hey, come stai? Che diventa questa sera.